Siamo rimasti con Paolo in attesa Campanelli, con Paolo Campanelli, presidente dell'associazione Sabina Futura. Sì, buongiorno. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Allora, presidente, io devo, diciamo, ho l'onore di rappresentare la mia associazione e le pongo, diciamo, una paio di domande con una premessa citando delle sue parole che lei ha pronunciato 6 marzo del 2005 a Poggio Misteto. Lei disse: il centro intermodale Tevere è una scelta calata dall'alto, violenta il paesaggio e non appartiene a questo territorio. Avete non solo il diritto, ma anche il dovere di opporvi a questo progetto. So che non è semplice difendere l'ambiente, i poteri in campo sono davvero molto forti, ma la regione che guiderò non permetterà altri scempi. È uno dei primi impegni che mi assumo. Una delle strade maestre dello sviluppo della Sabina resta la valorizzazione del patrimonio naturale, artistico e archeologico. Queste dovrebbero essere sue parole se la nostra ricerca, diciamo, ha avuto un esito felice. Ed ora le nostre domande. È a conoscenza che ora il progetto di centro intermodale che a Forano Stimigliano era previsto in 25 ettari è ora previsto con ben 200 ettari a ridosso dell'abitato di 5.000 abitanti di Passo Corese, tant'è che è stato formalmente chiamato centro intermodale di Fara Sabina? In aggiunta poi al polo della logistica che deve arrivare di altri 240 ettari in area collinare, anch'esso a ridosso dell'abitato e confinante con le scuole, con tutto il polo didattico, lei ha conoscenza di ciò? Due, seconda domanda, per uno stravolgimento così radicale non sarebbe stato il caso di coinvolgere e di informare preventivamente e correttamente i cittadini? Allora, posso rispondere? Prego. Allora, riconosco le mie parole, quindi non rinego assolutamente quello che disse nel 2005. Allora, voglio dirle, il centro intermodale che abbiamo già, si diceva Tevere, oggi, come ha detto lei, Fara Sabina, è vero, è compreso negli interventi previsti dal contratto di programma 2007-2011, però già le dico la prima cosa, non è considerato prioritario e non è stato finanziato. Quindi parliamo di una decisione che non potrà essere presa che non prima del 2011. Seconda questione, mi riferisco alle parole che dissi nel 2005, di nuovo le sottolineo. Quindi qualora poi si dovesse decidere di avviare un processo, questo processo non potrebbe prescindere dalle comunità locali. Quindi quello mi sembra proprio di poterle dire, quindi, che senza nasconderci è un progetto che è in campo, ma non è un progetto prioritario, e quindi quando entrerà tra le priorità, cioè quando si deciderà di metterlo in cantiere, prima di metterlo in cantiere ci sarà una concertazione che terrà assolutamente conto di tutto quello che lei ha detto e di quello che io dissi prima, perché lo sviluppo economico nella vostra zona, in questo caso nella Sabina, non può prescindere dalla difesa del patrimonio naturalistico, direi anche da quelle che sono alcune peculiarità, penso all'agricoltura e a quant'altro. Lei sa però che noi dobbiamo contemperare le scelte dello sviluppo economico, quindi dello sviluppo, con quelle della difesa del territorio. Ecco che quindi mi sento dire che ha fatto bene a sottolinearlo, ma penso anche di aver dato una decisione molto chiara. Se posso giusto aggiungere una nota, diciamo per completezza, diciamo perché magari, diciamo, se no sì, passiamo per quelli del no. Noi invece siamo persone pragmatiche, che insomma, che ci piacciono le cose fatte bene, e ovviamente abbiamo misurato dal centro di Passo Corese con degli strumenti GPS, quindi dal centro esatto di una comunità di 5.000 abitanti, quanto dista il perimetro sia dell'ASI, sì, quindi del polo della logistica, che posso dirle una cosa, però posso dirle una cosa, lei sì, sa che se ci ritroviamo a parlare di questo territorio è perché la provincia di Rieti aveva già chiesto una delocalizzazione rispetto a quella precedente. Sì. Si ricorda, no? Sì, 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 sì. Questo è importante, però, dirlo, no, ma non è che si delocalizza per poi compiere uno scempio da un'altra parte. Quindi certo, se lei ha detto una cosa importante che io voglio raccogliere subito, no? Nel rapporto presidente rappresentante di un'associazione, quindi dei cittadini e del territorio. Certo. Lei ha detto: noi non siamo quelli del no. Certo. Ecco, anche io non sono quello del no, e quando dico sì lo voglio dire insieme ai cittadini, o perlomeno la maggioranza dei cittadini. Certo, certo. Bene. Sì, sì, benissimo. Grazie, diciamo, Paolo.
diciamo, ringrazio la radio perché questo è un vero servizio pubblico, lo voglio sottolineare, e il presidente che comunque, diciamo, dimostra un atteggiamento democratico, cioè basato sulla trasparenza, il dialogo e la partecipazione. Noi vorremmo, diciamo, sentirci trattare in questo modo. Guardi, non mancherà partecipazione, Paolo, e poi voglio dirlo a Radio Radio, perché voi mi potete aiutare anche in questo, insieme a tutti gli altri mezzi di comunicazione. Luigi Neri, il nostro assessore, è partito, quindi tutta la regione, con il cosiddetto bilancio partecipato. Oltre 115 comuni ormai partecipano, si confrontano con la regione nella preparazione del bilancio regionale. Sì. Questo è un altro passo. E quello che potrebbe sembrare, no? All'inizio sembravano cose di parte, no? Cultura di un segmento della politica. La partecipazione agli altri paesi europei è figlia del